c'è la possibilità di proiettare, e quindi vi sentirete solamente un minuto di questa piccola intervista che fecero quindi la voce di mia madre. Grazie. E anche se qualcuno ne parla ancora come di un brigante, in realtà l'avventuroso Fra Diavolo si batteva laboriosamente per 8 anni alla testa di un piccolo esercito di guerriglieri contro l'armata francese che aveva invaso il regno di Napoli. Per le sue imprese, Ferdinando IV nominò Michele Tezza colonnello e duca di Cassano. Ma sulla figura di Fra Diavolo le polemiche sono continuate fino ai nostri giorni. E da quasi 50 anni un suo discendente, il dottor Michele Tezza di Benevento, già veterinario e docente universitario, ha dedicato i ritagli di una vita operosa alla ricerca di documenti e testimonianze sulle vicende della sua famiglia e del suo più noto esponente. Si è anche laureato in lettere con una tesi su Fra Diavolo. Gli chiediamo innanzitutto come è nato questo soprannome. Questo impressionante tonnovigno di Fra Diavolo, che poi fu il suo nome in battaglia, che sta tanto all'inferno, nasce invece da una via di emozione della madre, la quale, quando mai Fra Diavolo Michele Pezza era piccolo, 7-8 anni, era scolato, si ammalò gravemente. E secondo le consecutive del tempo, ancora oggi, molto in vigore, specialmente nel sud, promise a San Francesco di Paolo che l'avrebbe vestito tutto con la saga di monaco, suo sai, qualunque fosse quello. Fra Diavolo guarì e la madre lo vestì con saga. Giunti in scuola con saga, chiede di riacchi a prendere in giro Fra Michele. Intanto il padre di Fra Diavolo, intanto il suo maestro, che cercava di essere canonico, domandò come va a mio figlio.